Roman, ti ha fatto il viaggio con queste persone, da profughi ucraini dalla Polonia qui a Livorno. Sì, ecco, sì. Puoi raccontarmi una storia di loro, una cosa che ti ha più colpito? Ma colpiti tutti, c'è gente che raccontano come uscivano prima volta, provavano, c'era prima tipo prova uscire con corridoio verde, che ha iniziato a sparare e qualcuno è rimasto anche lì e loro scappati indietro in rifugio. Poi riusciti da seconda volta, seconda prova, uscire di questi qua che mi raccontavano. E così, ma tutti stavano proprio. C'è qualcuno che è casa bombardata. Così, non ho parole. Mi raccontavi prima delle persone che avevano bimbi a Chernobyl e che sì, sono venuti sì, qui, sì. Mi puoi raccontare questa storia? La stessa storia che ti ho raccontato prima. Sì, ma puoi raccontare. E loro? Ancora vuoi che racconto? Sì. Ah, sì, c'era una famiglia, quella che ti dice che io, c'era una famiglia che loro erano tipo bimbi di Chernobyl, stavano in Italia quando è successo questo casino, esplosione a Chernobyl. E poi è successo che l'anno scorso loro sono venuti qua per estate, per mare. A Castiglioncello, no? A Castiglioncello, sì. E poi quando è iniziata la guerra questo anno a febbraio, io ho contattato tutti gli ucraini dal mio telefono, come state, tutti che stavano giù, e mi è capitato questo numero di questa famiglia, che loro stavano sotto un palazzo in rifugio mentre che bombardavano. Primo giorno che noi ci stavamo in telefono, ancora il palazzo era intero, tutto a posto, però l'urgente giustamente spaventati. Il secondo giorno, quando ho scritto un messaggio, lei già pregava perché mezzo palazzo era crollato, perché bombardati. Poi, non so, questo era 3 di marzo, 6 di marzo loro sono riusciti a uscire da questo palazzo, grazie ai nostri soldati che hanno riusciti a ritirare loro con corridoio verde. E riusciti ad arrivare qua in Italia, accompagnando con telefono, piano piano, città da città. C'erano i miei amici che giù, che aiutavano, pure volontari nostri. E arrivati fino a Dogana, e da Dogana già tramite tutta Polonia hanno attraversato, venuti verso l'Italia, abbiamo preso qua, abbiamo fatto arrivare fino a Castiglioncello. Grazie mille. Grazie a lei.